Chiedevo al nostro rapporto con gli animali, no? L'uomo e il gatto, l'uomo e il cane, premesso che anch'io ho un gatto. Come lo gestiremmo questo rapporto se gli animali in realtà parlassero, potessimo concordare con loro come stare in loro compagnia e cosa gli diremmo, insomma, per giustificare il fatto che noi diventiamo i loro padroni, no? Il mio gatto, il mio cane. E soprattutto esercitiamo su di loro un certo potere, insomma, no? Nel momento in cui io mi tengo un gatto in casa, e questo gatto vive tutta la vita in un appartamento, senza mai poter uscire, come accetterebbe quando gli propongo questo scambio? Io ti tengo in casa. Ti faccio vivere tutta la vita tranquillo, senza pensieri, in questo appartamento. Non ti faccio uscire perché fuori ci sono dei pericoli, insomma, in qualche modo. Potresti andare sotto le macchine. Sto parlando delle città, in campagna magari i gatti escono. Le cose sono un po' diverse quando i gatti escono. Ma ti tengo sempre in casa, ti do da mangiare, ti voglio bene, ti coccolo, ti fai le fusa e tu in qualche modo rinunci alla tua natura felina, rinuncia a un po' di cose, ma hai la sicurezza, hai l'amore di un padrone, e puoi vivere la tua vita beata, stando al caldo, hai le pappe pronte che ti pulisce la cassetta dove sporchi, e quindi stai comodo, insomma, fai una vita comoda, tranquilla. Senza pensieri, insomma, senza pensieri felini ovviamente, senza pensieri canini. Ti tengo, ti do da mangiare, ti nutro, ti voglio bene, ti amo, ti accarezzo, tutto quello che vuoi. Però quando ti porto fuori ti metto un guinzaglio, perché cane ti devo portare fuori, insomma, non posso tenerti sempre in casa tutto il tempo. Quando ti chiama il padrone tu devi correre e rispondere. E poi ci si abitua, no? Voglio dire, il cane si abitua a questo ménage, alla pappa pronta, a chi gli vuol bene, può fare una vita da cane, il gatto può fare una vita da gatto, ma da gatto abbinato all'uomo, insomma, da gatto o da cane che ha un padrone e che in qualche modo dipende nella sua vita da questo. Non è un cane libero e non è un gatto libero. Cane libero diventa randagio. Perché questa lunga premessa? Perché si stabilisce tra l'uomo e l'animale un rapporto d'amore, di cura, di mutua anche gratificazione e a volte di mutua dipendenza. Insomma, nel mio quartiere tutte le persone sole, eccetera, eccetera, hanno un animale, insomma, tutti o quasi. Quasi tutti qua portano a passeggio il cane e quindi è anche un sostituto, un succedaneo di rapporti che sono magari più difficili da attuare con altri esseri umani, insomma, di rapporti di convivenza, di quotidianità, insomma, no? E mi chiedevo, insomma, questo patto, se il cane potesse parlare, il cane o il gatto, insomma, però più il cane, per l'esempio, che mi interessava di fare, se potesse parlare e fare questo contratto all'inizio. Prima ormai di abituarsi e di non avere alternative nella sua vita, insomma, no? Sappiamo che poi cambiare padrone è un dramma. E si dicesse, guarda, tu rinunci alla tua natura canina, alla tua natura animale, insomma, al tuo istinto che ti porta a vivere in branco, che ti porta a cacciare, che ti porta, insomma, ad essere un animale libero, anche se magari in gruppo. Cane, no? Riconosce un capobranco. Rinunci in qualche modo a questo qua e fai un patto con me, uomo, che divento il tuo padrone e che quindi, detto le regole, a volte magari ti illudi di dettarle tu perché sei un po' esuberante, perché insomma non lasci in pace il tuo padrone se non ti porta fuori, insomma. Lo condizioni, insomma, no? Sei così esuberante, sei così complimentoso che ti fai e sembra che sei tu a dettare le regole, ma in realtà le regole le detta il
il padrone, dipendi da lui per mangiare, dipendi da lui per la passeggiata, dipendi da lui per come ti comporti, perché guai se non ti comporti bene con gli ospiti, se sporchi in casa, eccetera, eccetera. Magari porterà un po' di pazienza, però insomma, dopo un po' il padrone anche si arrabbia e allora ti condiziona a comportarti bene secondo le regole del padrone. Insomma, sta di fatto che si stabilisce un mutuo contratto tra l'uomo e l'animale, in cui, almeno apparentemente, ma forse anche sostanzialmente, tutti e due stanno bene. L'uomo dice: guarda quanto bravo sono io, tengo l'animale, lo tengo bene, gli voglio bene, lo coccolo, magari lo porto anche a far tosare, lo porto così, lo porto fuori a passeggiare, lo porto in vacanza, lo porto, insomma, amo il mio animale, insomma, faccio tutto per lui. Però, diciamo così, io uomo ho un guinzaglio che applico al cane, cosa che il cane non ce l'ha nei confronti dell'uomo, insomma. Ancora non ci è capitato di vedere qualche cane che porta al guinzaglio l'uomo. Ci capita ogni tanto di vedere qualche cagnone che trascina l'uomo, che lo tiene al guinzaglio. Perché il cane è tanto grosso, l'uomo è tanto piccolo, insomma il cane ha più forza, magari riesce a spostarlo dove vuole lui. Ma il guinzaglio glielo mette sempre l'uomo. Allora c'è da chiedersi se all'inizio di questo rapporto, che si stabilisce, no? Poi anche molto mutuo, solidale, insomma, no? D'amore, il cane fa le coccole, l'uomo lo accarezza, insomma, tutta una serie di cose. Ma se all'inizio al cane si dicesse, guarda, insomma, magari un cane che non è proprio un cuccioletto, no? Perché poi il cuccioletto lo si condiziona facilmente, no? Come... Ma un cane già magari abituato a una sua vita, insomma, no? E si dicesse, guarda, io ti voglio bene, ti do da mangiare, ti tratto bene, ti curo, ti tengo pulito, però insomma ti devo mettere il guinzaglio, non posso farne meno, se no tu mi capisci che io il guinzaglio te lo devo mettere, insomma, no? E d'altronde se io ti do da mangiare, ti tengo pulito, eccetera, voglio anche delle coccole da te, insomma, no? Tu non puoi essere indifferente, no? Noi ci vogliamo bene, noi stiamo insieme, però tu cane devi rinunciare un po' alla tua natura, al tuo istinto che ti porterebbe fuori, o meglio ancora al gatto, no? Che teniamo chiuso in casa. Tu devi rinunciare, no? Al fatto che quando senti odore di calore da qualche parte tu scappi e magari stai via 3-4 giorni, no? E no, no, vietato, insomma, no? Io ti voglio bene, però ti chiedo di limitarti, ma lo faccio per il tuo bene, perché se tu vai via e magari poi gli altri gatti ti mordono, torni a casa sporco, sanguinante, insomma, succedono delle cose che... E poi io ti devo curare, spendo soldi per il veterinario e così via. Quindi, insomma, devi rinunciare a una parte importante della natura tua, felina, o canina, sono due nature anche molto diverse. Perché per stare con me deve succedere questo, insomma, le regole le pongo io, uomo, tu non hai un potere contrattuale, insomma, no? L'unico tuo potere contrattuale potrebbe essere quello di scappare, ma io non ti lascio scappare. Una volta che ti ho fatto diventare mio, insomma, o ti tengo in casa con la forza, no? Perché sto bene attento a chiudere sempre la porta, insomma, non lasciarti vie di fuga. Oppure se usciamo, zac, ti metto il guinzaglio. Devi stare al passo, insomma, no? Ti addestro. E se vedo che poi tu non vieni quando ti chiamo, non vieni subito, poi il guinzaglio non te lo lascio neanche un attimo, insomma, non ti mollo del guinzaglio. Devi stare con me. Cosa succederebbe se potessimo parlare e questo rapporto, invece che imporlo in qualche modo, no? Imporlo poi anche agli animali finché sono piccoli e poi loro non ragionano, non capiscono, non sanno, ma se loro ragionassero come un uomo, no? E facessimo questo contratto, insomma, no? In cui il contratto stabilisce che c'è una persona più forte che diventa il padrone,
modo. E un'altra persona meno forte che in cambio della sicurezza, dell'affetto, dell'amore, delle coccole, del mangiare, della tranquillità in qualche modo, insomma, no? Che c'è in una casa normale, però tu rinunzi alla tua natura, ti sottometti, insomma, in qualche modo, però lo fai volentieri, insomma, no? Lo fai perché ci trovi dei vantaggi, sono però dei vantaggi che fanno sì che tu rinunci, ripeto, per un'ennesima volta al tuo daimon, alla tua natura, al tuo istinto, al tuo carattere. Il carattere magari lo mantieni, ma diventa addomesticato. Non è mai il tuo come se fossi tu libero di muoverti da solo in tutte le situazioni, no? Senza quel padrone che tiene in mano il guinzaglio. E senza l'addestramento che hai avuto, per cui cioè senza quelle regole che poi tu a tua volta hai fatto diventare tue con l'abitudine, no? Le hai introiettate queste regole, no? Mi ponevo il parallelo con l'uomo, con i rapporti tra uomini e con i rapporti, diciamo così, amorosi che si instaurano tra gli uomini. Perché all'interno delle coppie, persone che anche si vogliono bene, si amano, insomma, nell'uomo e nella donna, spesso si stabiliscono delle dinamiche, o quasi sempre, in cui c'è un soggetto più forte, prevalente, più forte non fisicamente, insomma, più forte dal punto di vista caratteriale, insomma, uno che prevale nella coppia e un altro che invece tende a non prevalere, o perché è meno forte, o perché magari per natura tende a subire, a non farsi valere, a non essere magari aggressivo o imperioso come l'altro, insomma, oppure non usare mezzi attraverso i quali prevaricare, prevalere sull'altro. Ma tutte le coppie, se voi guardate bene, spesso sono un po' asimmetriche. A volte prevale il maschio, a volte prevale la femmina. A volte sembra prevalere uno, ma poi l'altro ha dei meccanismi per cui, insomma, si fa valere in altri modi, ma insomma c'è sempre così. E all'interno di queste coppie spesso c'è chi detta, chi prevale diventa quello che detta le regole, che detta le leggi di convivenza all'interno della coppia, perché ci sono sempre delle regole, delle leggi che introiettiamo, insomma, no? E che pensiamo siano quelle che fanno stare meglio, che fanno vivere meglio l'idea che abbiamo di amore all'interno della coppia. Insomma, se noi abbiamo un'idea dell'amore, se il più forte all'interno della coppia ha questa idea, concepisce il rapporto di coppia in un certo modo, cercherà di far valere le proprie leggi, cercherà di mettere il proprio guinzaglio, qua volevo arrivare, anche all'altro. Ma non tanto con un discorso brutale e aggressivo, qui comando io, insomma, no? E quindi così, forse anche, ma insomma, diciamo, magari in tempi passati, insomma, noi piccoli borghesi, insomma, no? Un po' acculturati, insomma, che siamo saggi, non esercitiamo mai un potere aggressivo, no? Il guinzaglio lo mettiamo cercando di imporre all'altro le nostre regole, la nostra concezione del mondo che passa, e dell'amore, che passa attraverso la nostra visione dell'amore e quindi i comportamenti che si devono avere perché la coppia, la nostra coppia funzioni. E quindi il più, diciamo, forte in questo senso tenta di mettere il guinzaglio all'altro e spesso lo si mette in maniera, ripeto, come si fa con gli animali, no? Facendo valere il fatto che noi vogliamo bene, che noi lo curiamo bene, gli diamo da mangiare con regolarità, gli diamo da mangiare bene, gli andiamo a comprare le cose migliori, lo curiamo, lo coccoliamo, purché sia sempre a nostra disposizione però, purché sia mite e si adegui bene l'altro animale.
quello meno forte, insomma, alle regole che noi vogliamo imporgli. Capisca che per coltivare il terreno dell'amore, della pace, così come sei col gatto, così, no? Perché si viva in armonia, c'è bisogno di avere un guinzaglio e di mettere questo guinzaglio virtuale all'altro, in modo tale da alterarne in un qualche modo la natura, insomma, no? Da avere dall'altro quei comportamenti che ci aspettiamo in cambio del bene che noi gli facciamo o pensiamo di fargli, del bene che gli vogliamo, che pensiamo di volergli. E forse da questo anche a volte il disagio di molte coppie, quello che l'altro, diciamo così, quello che nel rapporto con l'animale sarebbe il cane o il gatto, a volte non si riconosce, cioè non accetta del tutto come lo fa il cane e il gatto, questo patto di convivenza, all'interno del quale c'è bisogno di rinunciare al proprio istinto, alla propria creatività, alla propria fantasia, alla propria aggressività a volte anche, no? E quindi abbandonarsi a quella che molto spesso è la noia. Ne parla anche Magrelli nel libro che dedica al padre, Geologia di un padre, questo padre che la domenica quando non lavorava non sapeva cosa fare ed era assalito dalla noia. E quindi dalla noia che ti prende quando anche qualcuno che ti vuole bene sul serio, che magari tu ami, al quale vuoi altrettanto bene, ma del quale non condividi la visione del mondo e delle regole del gioco dell'amore. Per tua fortuna sei un essere umano, non sei un cane, un gatto che si può condizionare fin dall'inizio e che non può dire le sue ragioni, non può parlare, può soltanto fare le coccole e insomma, e dimostrarti affetto e riconoscenza, comunque. E loro sono più felici, più fortunati, magari, chi lo sa. Gli uomini però, insomma, o le donne, insomma, gli esseri umani, insomma, avvertono a volte che anche all'interno di questa concezione, anche molto bella, no? Fatta di, ma conformistica dell'amore, in cui spesso si dettano delle regole che prevedano per il benessere, dettate anche dall'amore stesso, no? Però prevedono il fatto che si pongano dei limiti o che si entri in una routine, che si dia una forma al rapporto di coppia, al rapporto amoroso, che spesso il rapporto amoroso non può avere, non può assumere, perché questo rapporto amoroso di per sé è un rapporto che sfugge a ogni regola, che deve essere in qualche modo dettato ogni giorno dalla volontà e dal desiderio che nasce nell'altro. Se non c'è il desiderio, tu non puoi imporre all'altro il desiderio perché tu ne hai bisogno o così via, insomma, no? Non gli puoi mettere il guinzaglio. E allora spesso dei rapporti amorosi si rompono anche senza un apparente motivo, insomma, no? Ma perché inconsciamente, secondo me, succede questo meccanismo. C'è questo aspetto primitivo dentro di noi, nell'uomo cane o nell'uomo gatto, nella donna gatto, nella donna cane, che a un certo punto si ribella, non accetta il guinzaglio. Si arriva a un certo punto per cui non è possibile mettere in discussione certe regole che l'uomo, il padrone, ormai pensa di avere già imposto all'altro. E allora è l'unico modo per non cadere nella routine, nella noia, in questa forma, no, di adattamento, che può essere anche bella per gli animali, o bella per alcuni uomini che si lasciano andare su questa cosa, a cui piace essere amati, coccolati, come
in una dimensione così, insomma, no? Di pace pacifica, però col guinzaglio addosso. Ecco, ma non ne sentono il peso, ecco. Quando invece il guinzaglio comincia a pesare, spesso l'altro, l'uomo, il padrone, non se ne accorge che il guinzaglio pesa. Insomma, gli sembra che l'altro non abbia motivo di protestare, perché ha tutto, è amato, ma deve rinunciare a qualcosa di fondamentale, che è un po' la sua natura, che non si adatta completamente ad accettare la forma che l'altro, magari senza rendersene conto, magari gli impone, perché pensa che lo fa di farlo per amore, per costruire una dimensione sicura, una casetta bella, ricca, confortevole, con delle belle mura. Ma c'è sempre quell'affarino lì, quel guinzaglio. E quella natura birichina, quella parte pazza che c'è dentro di noi, che a un certo punto viene fuori e mette in crisi una costruzione che sembrava così solida. Magari certe cose si sfasciano e sembra che non ci sia ragione, che la pazzia sia quella di sfasciare queste cose che ci danno sicurezza, e non invece che la pazzia sia propria del meccanismo dell'amore, che non prevede una imposizione di regole, non prevede un guinzaglio. Pensiamoci.